L'appello alla conversione che domina insistente nella liturgia, specie nei tempi penitenziali, in questa terza domenica di Quaresima risuona con un accento di urgenza, quasi di durezza categorica. Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Ma il Signore promette anche di darci un cuore nuovo, di toglierci il cuore di pietra e di restituirci un cuore capace di amare come solo Lui sa fare. Il cammino verso la libertà è stato lungo e travagliato per Israele nei 40 anni di traversata nel deserto, come possono sembrare lunghi e faticosi i 40 giorni quaresimali, e come può apparire esigente e impegnativo il cammino della vita. Ma non siamo soli. Come e più di allora, Dio ci cammina accanto, moltiplicando i segni della sua presenza e del suo amore paziente e misericordioso. Padrone, lascialo ancora quest'anno finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Dice il vignaiolo al padrone che vuole tagliare l'albero di fichi fatto piantare nella sua vigna, ma che da 3 anni non dà i frutti desiderati. È la parabola che risuona nella pagina evangelica di questa domenica. Non solo Dio ci cammina accanto ed è paziente con noi, ma ora Cristo vive in noi. Il suo amore, come amore ineffabile, ci avvolge, ci guarisce, ci trasforma. Lui è la roccia da cui attingere l'acqua della vita che si dà a noi come cibo spirituale perché la sua vita sia in noi e la nostra vita sia piena. Per questo continuiamo a vivere la Quaresima con fiducia, come alberi piantati lungo il fiume, aspettiamo la nostra primavera. È la primavera dello spirito, come i bizantini chiamano questo luminoso tempo della vita della Chiesa.